forze, lo sta facendo già insieme all'articolo 1, insieme a sinistra, insieme ai comunisti italiani, insieme ad altri gruppi anche organizzati della sinistra progressista, una lista alle prossime regionali che sicuramente vedranno un fronte progressista unito, noi speriamo più ampio possibile, che possa aggregare le forze di centrosinistra, forse io spero anche omogenee, perché noi dobbiamo essere in grado poi di governare i processi. E ha partecipato come candidato alle politiche, ora ci sono le regionali. Che cosa si aspetta da questo campo progressista largo che si sta cercando di ricostruire anche in Molise? Allora, se c'è un campo largo progressista, ambientalista e di sinistra che intende svolgere un ruolo principale e primario per le regionali, noi saremo a fianco di qualsiasi persona che in forma nuova voglia interpretare la nuova figura del presidente regionale, che dia garanzie a tutte le formazioni, a tutti i partiti per governare questa regione, non solo per vincere. Noi dobbiamo governare questa regione e governarla bene. I prossimi 5 anni saranno determinanti. Se nei prossimi 5 anni noi avremo una gestione fallimentare come negli ultimi 15 anni almeno, possiamo tranquillamente pensare che l'area più, come dicevo prima, l'area più povera d'Europa sia assolutamente da abbandonare. Cosa proporrete per scegliere il candidato presidente alla coalizione? Una figura nuova che abbia le garanzie di essere un ottimo amministratore, una persona che sappia garantire tutti i partiti e che abbia la forza e l'esperienza di rinnovare le politiche in pochissimo tempo, non c'è più tempo, la situazione di Molise è drammatica. Va scelto con le primarie il candidato presidente? Non ce n'è bisogno, la politica deve essere superiore a tutte queste difficoltà, la politica deve sapere indicare e sapere scegliere la persona. Sicuramente ci andremo a inserire in un polo progressista, quindi noi siamo una delle forze progressiste che si propone per le prossime regionali. Stiamo lavorando da tempo, non è una cosa che stiamo facendo da oggi, e molte persone stanno aderendo piano piano ai nostri discorsi, ci sono vari incontri che stiamo facendo, e per discutere dei nostri problemi regionali, perché sono veramente seri e al momento siamo una regione bloccata.